sciopero del settore dell'elettrico, del gas e dell'acqua. Come mai? Allora, abbiamo dovuto organizzare questo sciopero nazionale in questi settori così importanti anche per i cittadini per due motivi in particolare. Uno, perché il codice degli appalti che va in applicazione rischia sostanzialmente di vedere le società che attualmente gestiscono gli ambiti elettrici e del gas come mere società appaltanti, e quindi una polverizzazione nel settore che rischia di mettere a repentaglio sia gli investimenti ma anche la qualità e il livello occupazionale di questi settori, e quindi questo ci preoccupa molto, appunto perché rischia di avere dei riverberi negativi non solo nell'occupazione ma anche nei servizi per i cittadini. Nell'acqua è in discussione un progetto di legge sul sistema idrico integrato che rischia anche qui di vedere le aziende che attualmente gestiscono l'acqua ritornare indietro senza un'organizzazione specifica, e che quindi anche qui rischiamo di perdere le risorse che oggi sono impiegate e che dovrebbero essere impiegate soprattutto nella ristrutturazione del sistema idrico che consenta dei servizi adeguati ai cittadini, e anche in questo caso con un rischio per i lavoratori. Quindi per questo, pur non mettendo ovviamente in discussione, abbiamo partecipato tutti convintamente al referendum per mantenere l'acqua pubblica, ma la gestione così fatta rischierebbe di essere deleteria e di scaricarsi anche nelle tariffe che pagano i cittadini. Cosa chiedete oggi al prefetto? Chiediamo di rendersi conto che questa legge che sta prendendo sempre più piede a livello parlamentare non è stata pensata bene, forse con gli aggettivi, con i sostantivi, perché da quello che si capisce l'intenzione era di farla per una certa fetta delle aziende interessate, e poi appunto secondo me per quello che sono stati i termini usati ha coinvolto tutto il settore elettrico, tutto il settore del gasacqua, creando delle situazioni che, se verrà approvata questa legge, provocherà, è stato già scritto, è già stato detto, decine di migliaia di esuberi nelle aziende, mancati poi investimenti per quanto riguarda il rifacimento di tutte le condotte elettriche, oppure per quanto riguarda le linee elettriche e quant'altro, perché se le aziende oggi titolari di questi lavori perdessero significato in questo tipo di attività, si polverizza tutto, non si capirà più poi come riusciremo a portare avanti quello che è un servizio, perché il settore elettrico e il settore gasacqua sono enti di servizio ai cittadini. La polverizzazione, secondo noi, oltre a provocare esuberi nelle società, provocherà anche una mancanza di investimenti che impoverirà quello che è poi il settore elettrico per quanto riguarda le linee e il settore delle condotte per quanto riguarda il gasacqua. Di conseguenza noi prevediamo un futuro piuttosto nero su questi due comparti, e con esuberi di personale che poi, con quello che oggi è il mercato del lavoro, avendo dura e riempiego in altre parti. Questa riforma sostanzialmente fa venir meno la legge Galli del 94, e è un ritorno quindi alla modalità di gestione del servizio idrico come era nel passato, e è un ritorno alle aziende speciali. La cosa di per sé non è un male, ma sembra assolutamente un favore fatto alle poche imprese private esistenti sul territorio nazionale. Quindi anche è un insieme di disposizioni legislative che minano veramente sia la parte del gas, e l'avranno già detta i miei colleghi, mentre la parte della riforma DAGA, si chiama così, impatta proprio sulla modalità di gestione del servizio idrico, sugli acquedotti. Grazie mille. A voi.